Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti. Primo videoblog della giornata a vostra richiesta, quindi farò un video appunto in cui illustrerò tutti i pasti che farò durante la giornata in questa prima, diciamo, mezzo ciclo di preparazione agli shooting in vista appunto nel mese di maggio. Sono le 7:30 di mattina, adesso vi mostrerò la mia colazione tipo e man mano appunto che passerà la giornata vi farò vedere il restante dei pasti. Allora ragazzi, primo pasto della giornata, quindi vi ricordo che oggi è giovedì, giorno di scarica, quindi dieta low carb. E inizio sempre la mia mattinata facendo una buona colazione con del latte di cocco. Faccio latte di cocco e latte di soia, sono 400 ml di latte, seguiti da 50 g di fette biscottate e una banana. Chiaramente essendo in giorno di scarica, l'assunzione dei carboidrati si bassa notevolmente rispetto ai giorni di ricarica media e di ricarica piena. Questa è la mia integrazione, quindi multivitaminico, omega 3 e vitamina C. Qui, come potete vedere, c'è la mia bacheca My Protein, quindi con tutti gli integratori. Questa è tutta la lista di integratori che prendo solitamente nelle mie preparazioni. Ok. Quindi oggi è giorno di scarica, quindi scarica glucidica, primo pasto appunto della giornata, 400 ml circa di latte, latte di riso e latte di soia con 50 g di fette biscottate. Adesso nel prossimo video vi farò vedere i restanti pasti che farò chiaramente durante questa giornata di scarica glucidica. Eccoci qua ragazzi, adesso mi sto dirigendo a lavoro. Quindi come tutti ben sapete non lavoro più come personal trainer ma lavoro su consulenze, quindi vedo i miei clienti mensilmente offrendogli un programma molto più specifico e più professionale dal punto di vista dell'alimentazione e dell'allenamento. Se alcuni di voi appunto vogliono essere seguiti dal sottoscritto, contattatemi pure nella casella mail all'indirizzo lucasosai@libero.it oppure scrivetemi nella mia messaggistica Facebook. Prima di continuare appunto con questo video illustrativo per quanto riguarda la mia alimentazione, volevo rispondere, quindi voglio approfittare e rispondere a questa domanda che molti di voi mi avete fatto in questi ultimi 3-4 mesi. Come riesco a mantenere alta la motivazione dopo tutti questi anni di palestra? Ma allora, a prescindere che per me la palestra da una passione è diventata un lavoro e quindi uno stile di vita e di conseguenza io non riesco a stare senza lo sport perché mi fa star bene con me stesso a livello mentale, a livello psicologico, mi fa star bene anche perché sto meglio in mezzo alle persone, insomma ha tutto un beneficio a livello mentale. Però, come voi sapete, la motivazione è la chiave del successo e la motivazione deve essere un lavoro continuo mentale. Quindi ragazzi, se avete un obiettivo, se avete un sogno, e se avete un ideale lo dovete portare avanti in qualsiasi contesto voi vi troviate. Sicuramente all'inizio tutte le persone vi daranno contro, quindi vi diranno che non ce la farete mai, che non riuscirete a realizzare quello che è il vostro obiettivo. Una cosa che vi posso dire per esperienza, fregatevene altamente, continuate a lavorare sodo giorno dopo giorno, immaginate sempre e comunque non perdete mai la motivazione, quindi focalizzate sempre il vostro obiettivo giorno dopo giorno e dovete lavorare sodo. Dovete lavorare 10 volte di più rispetto alle persone normali. Quindi dovete lavorare 7 giorni su 7, dedicare anima e corpo. Quando le persone fanno festa, voi dovete lavorare. Quando le persone si divertono, voi dovete lavorare. Quindi il duro lavoro e la perseveranza, ragazzi, ripagano sempre. Io, ragazzi, in questi anni ho raggiunto sicuramente una parte del mio sogno. Il mio sogno iniziale era quello di essere un modello di fitness, un modello di fitness in Italia per le persone del settore, ma anche no, quindi persone che volevano prendere spunto per cercare appunto di raggiungere quello che è il proprio obiettivo. Tutti noi abbiamo iniziato a far palestra cercando di seguire un modello estetico, stessa cosa l'ho fatta io. Il mio modello estetico per tanti anni è stato Rob Riches, l'ho conosciuto, l'ho seguito, continuo a seguirlo, è una grandissima persona. E la stessa cosa era quella, appunto, volevo farla io in Italia. E
un po' ci sono riuscito, sono molto contento di questo risultato, e quindi l'idea mia, la mission principale era proprio quella di essere non solo un modello di fitness estetico, ma soprattutto un modello di fitness mentale, quindi di far capire alle persone che in realtà deve essere un vero e proprio stile di vita. Ecco, questo era un po' quello che volevo dirvi, e quindi la mia risposta, ecco, alla vostra domanda. Il consiglio che vi posso dare io è quello di leggere libri, mi raccomando, sul PNL, sulla motivazione. Se avete l'occasione, andate a fare dei seminari in Italia. Un personaggio che mi piace molto è Roberto Re, ve lo consiglio, leggete i suoi libri, e comunque ce ne sono tantissimi altri, però secondo me in Italia come modello, ecco, di motivazione, di motivatore, potrebbe essere per voi un ottimo auspicio. Mi raccomando, ragazzi, dovete sempre scrivere in un foglio di carta i vostri obiettivi e portarli a termine, perché se non li avete scritti non vi restano in mente. Perché tutti noi, ragazzi, abbiamo dei sogni da realizzare, ma pochi ci riescono, perché pochi sono sicuramente disposti a lavorare sodo, ma c'è una malgestione, quindi molte persone fanno confusione, non riescono a gestire bene la propria vita, quindi gli anni passano, diventano vecchi e si rendono conto che non hanno realizzato quello che inizialmente si erano prefissati. Quindi se voi iniziate a scrivervi in un foglio di carta tutti gli obiettivi che dovete raggiungere nella vostra vita, quindi in un periodo breve, medio, lungo, sicuramente vi tornerà utile, perché scrivere su un pezzo di carta vi rimane più appresso in mente. Ok, se avete altre domande da fare in merito alla motivazione potete tranquillamente commentare qui sotto al video. Adesso continua, appunto, la pubblicazione dei miei pasti in questo giorno di scarica. Come voi ben sapete, non faccio lo scontino a metà mattina, ma passo direttamente al pranzo. Il pranzo di scarica consiste nel mangiare 50 g di farro decorticato con 150 g di verdura mista e 120 g di tonno al naturale sgocciolato. Come condimento uso un 10 g di olio extravergine e un pizzico di sale iodato. Con questa calibrazione dei macro e micronutrienti, i giorni di scarica, che saranno il lunedì e il giovedì, assumo un 40% più o meno di carboidrati, 40% di proteine e 20% di grassi. Con l'avvicinarsi dei miei shooting, quindi con gli appuntamenti che ho quest'anno, chiaramente andrò a diminuire l'assunzione di carboidrati anche nei giorni di ricarica media e ricarica piena, aumentando chiaramente l'assunzione di proteine, fino ad arrivare a un massimo di 2,5 grammi di proteine per chilo di massa magra. Chiaramente siamo in un contesto di alimentazione iperproteica, come vi avevo già detto non si può tenere per tanto tempo con un'alimentazione ipoproteica, ma potrebbe essere sicuramente utile al fine del risultato estetico per i vostri appuntamenti, servizi fotografici, gare o semplicemente per ottenere un buon stato di definizione personale. Eccoci qua, ragazzi, appena terminata la mia sessione di gambe. Come voi ben sapete, alleno le gambe due volte a settimana, quindi lunedì e giovedì. Lunedì la catena cerica anteriore e giovedì catena cerica posteriore. In questa preparazione, come primo video blog, vi illustro un attimino anche l'attività cardiovascolare che faccio. La faccio giornaliera, visto che comunque il mio lavoro è sedentario, quindi ho un metabolismo basale che tende a essere molto basso, perché comunque non consumo molte calorie, visto appunto che il mio dispendio energetico è veramente minimo. In questo caso sfrutto gli allenamenti, faccio tre sedute più importanti di cardio alla settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì. Quindi sempre dopo la seduta del mio allenamento, onde evitare di eliminare il glicogeno prima di allenarsi con i muscoli, faccio sessioni da 30 minuti, semplice camminata in salita, ok, sul tapirulan. Di solito faccio una pendenza 10 e velocità 5, stando intorno ai 130 battiti a minuto. Mentre il martedì e giovedì faccio una sessione più blanda di 15 minuti, quindi due sessioni da 15 minuti blande, sempre velocità 10, scusate, velocità 5, pendenza 10, quindi un totale faccio 30 minuti di allenamento blando cardio a settimana, martedì e giovedì, e tre sedute, quindi da 25 minuti, totale sono 75 minuti. Attività cardio abbastanza intensa, vedo che riesco a mantenermi molto asciutto anche in quel breve periodo di bike che ho fatto post gara. Adesso quindi sto intensificando il lavoro cardio. Non faccio l'attività cardiovascolare a digiuno,
per una questione non di tempo, ma non riesco a sfruttare al massimo l'allenamento, quindi preferisco sempre fare il cardio post allenamento, anche se l'allenamento a digiuno, soprattutto a livello cardiovascolare, è utile per innalzare il metabolismo e quindi per bruciare più grasso. Eccoci qua ragazzi, appena finito di allenarmi, quindi finito la sessione di gambe e di cardio, sono di nuovo in macchina. Oggi è una giornata abbastanza impegnativa a livello lavorativo, mi sto spostando da una palestra e centro all'altro appunto per vedere i miei clienti. Adesso vado a fare il mio primo spuntino, quindi 200 grammi di pollo, secondo spuntino fra 2 ore, altri 200 grammi di pollo e poi passerò alla cena, quindi dieta prevalentemente ricca di proteine, carboidrati li ho tenuti solo a colazione, pranzo, e avrò una piccola dose di carboidrati a cena, e domani invece sarà il mio giorno di ricarica media, che sarebbe martedì, venerdì e la domenica. Eccoci qua ragazzi, adesso sono appena rientrato a casa dopo questa lunga giornata lavorativa. Come vedete ho già preparato gli shaker per domani, quindi domani giorno di ricarica media, e quest'oggi ho fatto appunto un giorno di scarica, quindi scarica glucidica. Eccoci qua ragazzi, ho appena terminato adesso la cena, quindi ho mangiato 250 grammi di pollo alla griglia, seguito da 50 grammi di farro decorticato e 150 grammi di verdura mista. Quindi si conclude appunto questo giorno, secondo giorno di scarica, quindi lunedì e giovedì, sempre come condimento i miei 10 grammi di olio extravergine seguiti da un pizzico di sale iodato, farò un altro piccolo spuntino con 30 grammi di proteine come pre-nanna, seguito appunto dalla mia integrazione, quindi 4 capsule di ZMA della MyProtein e 4 grammi di arginina che servono per stimolare in un certo senso il GH notturno. Nei prossimi videoblog vi mostrerò gli altri due miei altri due diary day, ok? Quindi ricarica media, ricarica piena, martedì, venerdì e domenica, mercoledì e sabato. Quindi vi farò vedere in che percentuale ho incrementato i carboidrati. Vi ricordo che questo è il mio primo mezzo ciclo di preparazione per questi shooting, visto che quest'anno non gareggerò, ma dedicherò la mia preparazione appunto ai servizi fotografici per eventualmente delle copertine o riviste di fitness. Il mio primo viaggio, vi ricordo, sarà i primi 2 settimane di maggio, a seguire andrò a giugno, luglio, farò un viaggio a Dubai e un viaggio a Londra, sempre per i shooting, quindi dovrò mantenere il tiraggio fino a settembre e poi deciderò se rigareggiare l'anno prossimo oppure se continuare appunto a fare i servizi fotografici, solo i servizi fotografici. E se volete avere altre delucidazioni, commentate qui sotto al video, risponderò ad altre vostre domande che mi avete fatto YouTube. Vi ringrazio tantissimo ragazzi, siete in tantissimi, numerosi, sono molto contento, perché sono molto contento del lavoro che sto facendo, vedo che c'è molta visibilità e c'è molto interesse da parte vostra, e continuate a seguirmi, alla prossima ragazzi, stay strong, stay shredded.